C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se prendessi candele, penso non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Ci sono arrivate anche le formazioni, Luca, 3-5-2. È un modulo che esalta le caratteristiche di quei giocatori esterni abili sia in difesa che in attacco. Ma qui è il centrocampista centrale l'uomo di equilibrio per antonomasia. Si occupa di proteggere al centro i compagni di retroguardia, ma è anche il collegamento con i colleghi di reparto per mantenere equilibrato tutto il centrocampo. Utilità, piedi buoni e volontà di correre dove c'è più bisogno sono caratteristiche fondamentali in questo caso. E dunque, calcio d'inizio. D'Alessandro! Bel gesto tecnico. Cross di D'Alessandro! Palla intercettata. Mazzitelli. Prova a verticalizzare. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Di Francesco. Prova a lanciare il compagno. Attenzione! Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Il portiere la spedisce su. Palla lunga a cercare il compagno davanti. Missironi. Cercano un'azione veloce. È riuscito De Francesco! Tiro davvero da dimenticare. Il contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Di Francesco tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Grande movimento nello spazio. Masucci. Prova il cross tagliato. Paloschi, ecco un'occasione di contropiede. Paloschi, buona l'iniziativa. Caracciolo interviene con prontezza. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Qui può partire il contropiede. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Rimessa laterale. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Di Francesco e trova bene il compagno. Vediamo se può capitalizzare. Paloschi! I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Mazzitelli. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Può concludere.
e la palla entra in rete. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Allarga il gioco a destra. Palla di nuovo verso il centro. Ecco, bella parata! Prova a giocarla in profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Di Francesco! Il portiere dice di no. Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Sbaglia la situazione. Buono il cross tagliato. Segnare. Tiro di Valoti. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La mette in avanti. Paloschi, opportunità di ripartire. Opta per il lancio lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. C'è la palla lunga in avanti. Arriva il fischio dell'arbitro. Può passare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. La SPAL ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. D'Alessandro. Paloschi la butta in mezzo. Colpisce il pallone e c'è il gol. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol. Il controllo di petto è stato fondamentale. In un solo movimento è riuscito a fermare la palla e a mettersi in condizione di calciare a rete. Si ricomincia da una situazione di parità. Sono tornati in partita, Fabio. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. La spalla al calcio di punizione. Cerca una soluzione con la palla lunga. Paloschi prova a spingere sulla corsia di sinistra. Vido. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Si libera la grande. Passaggio sulla destra. La gioca in area. Ci prova. C'è l'opportunità per il contropiede. D'Alessandro. Paloschi. D'Alessandro.
scende il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Pronto al tiro. Masucci ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Hickman prova a fuoco sulla destra. Sembrava un buon corridoio. Non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Missiroli. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pallone lungo in verticale. Missiroli. Prova a prolungare. Mazzitelli. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Grande prova di forza. La gioca a sinistra. Mazzitelli. Ha spazio per affondare. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Allarga il gioco sulle fasce. Cross di D'Alessandro. Passaggio intercettato. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Bella apertura. C'è un'opportunità. Cerca il tiro. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E ha avuto subito un grande impatto sul posto. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Alessandro. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. La vittoria nelle loro mani, tenta la conclusione. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. La Spal non ha mai perso...